Bella a tutti i miei slimes, qui Alb, bentornati nel mio canale. Eccoci qui con una nuova reaction e oggi andiamo ad ascoltare Privilegio Raro, il nuovo album di Tutti Fenomeni. È un artista che credo di non aver mai portato qui su YouTube, ma vi confesso che è uno dei miei preferiti in assoluto. Merce Funebre l'ho veramente consumato, è uscito anche qualche anno fa, quindi motivo per il quale ho veramente tantissimo hype per questo progetto. Ho avuto tanto tempo per lavorare, quindi sono curiosissimo di vedere alla fine poi cosa è uscito e partirei subito. Ma come sempre, prima di farlo, vi ricordo sin da subito di lasciare un mi piace e soprattutto, se non lo siete, iscrivetevi al canale. Ok, asini, cavalli. Il sole fa godere i capitalisti. Va bene. Ok, che bella atmosfera. Perché la notte so, amore, amore, un corno, pensi sia fesso. Ok. Ehi, carina. La guerra no, perché la guerra so. Ok, un intro molto particolare che crea già tutta una bella atmosfera, anche abbastanza cupa se poi dobbiamo dircela tutta. Cos'è la calunnia? La calunnia è, come dire, una falsità, una diceria che una persona dice per magari rovinare o comunque compromettere la reputazione di un altro. Quindi magari c'è un po' questo significato dietro la canzone, poi nell'outro del pezzo spiega anche un po' magari quello che può essere il concept di Privilegio Raro. Va bene, io andrei diretto con la seconda canzone, che è proprio la title track, ovvero Privilegio Raro. Barca senza remi, senza vele. Ok. Tu mi fai girare un po'. Ok. Tu mi fai girare come la svolta a destra. Sì. Uomo senza Dio. È un botto particolare. Senza soglie. Odiare con tanto odio tante persone per tanti anni. Ehi. Questa non è insurrezione, è solo un'arida protesta. Oh. Molto particolare anche questa, mi è piaciuta. Per il momento l'atmosfera del disco è abbastanza cupa. Qui per esempio nel ritornello dice: questa non è un'insurrezione, è solo un'arida protesta. E devo dire che per via di com'è la produzione, soprattutto nella seconda parte, che il beat insomma si movimenta anche un po', sembra quasi che, non lo so, delle persone stiano andando a protestare in piazza o comunque in città. Quindi molto particolare, ci posso stare. Andrei avanti con Antidoto alla morte. Mamma, le produzioni sono on point. Non c'è niente di teatrale nel superamento del copione. Ok. Mio fratello è molto in gamba, studia più di quanto parla. Ok. Tu hai solo un senso. Questa è la hit. Alla noia. Tu hai solo sesso come antidoto alla morte. Bello. Non so niente di Voltaire. E ringrazio Dio di non saperlo. Galileo, non sei capace a fare la rivoluzione. Tu vorresti questo, quello più forte. Tu hai solo un senso come antidoto. Mamma, le produzioni sono veramente belle. Credo che possiamo affermare che questa sia la prima hit del progetto, anche perché è un po' la prima canzone, no? Che dà un po' di ritmo, che un po' si discosta da insomma, da quell'atmosfera cupa. Nonostante comunque, secondo me, rimane. Io penso che una delle abilità più forti di Tutti i Fenomeni siano proprio questi riferimenti a, diciamo, la storia antica. Per esempio qua dice: Galileo, non sei capace a fare la rivoluzione. E chiaramente si riferisce al fatto che, vabbè, Galileo effettivamente scoprì che siamo noi a girare attorno al sole, non è il sole che gira attorno a noi. Solo che ai tempi questa era una scoperta, cioè impossibile, perché hai detto una stronzata fra 100 e 100. E quindi gli chiesero di dover, come dire, smentire i suoi studi, le sue ricerche, proprio a abbandonare il suo pensiero, perché altrimenti insomma sarebbe stato ucciso, comunque non sarebbe finita bene per lui. E lui poi effettivamente è quello che fece. Proprio per questo Galileo non sei capace a fare la rivoluzione. Andiamo con la quarta traccia, Mister Arduino. Se respiri non è che vivi, se respiri non è che ok vivi. Se sei in cerca di un miracolo, bacio ai piedi del cenacolo. Le grandi verità non mi pagano e queste bugie mi appagano. Meglio un martello in testa che una spina nel dito. Non sono tuo padre, tuo zio, tuo nonno e nemmeno tuo fratello. Se sei in cerca di metafore, guarda il posto delle fragole. Meglio un morto che due feriti. Meglio un morto che due feriti. Senti che switch. Gloria.
Fino adesso le produzioni sono veramente on point e non mi meraviglio di questo perché anche in Merce Funebre è stato assolutamente così. Questa è un'altra canzone veramente hit, mi verrebbe da dire. Il titolo potrebbe suggerire a una piccola citazione, omaggio, come volete chiamarla chiamate, a Prince dei Tauro Boys, il cui vero nome è proprio Arduino. Andiamo avanti con il grande Modugno. C'è chi non ha mai studiato, ma di cose ne sa molte. C'è chi vuole fare un film e spiegar cos'è la morte. Uno molto forte, che sfonda le porte, gira, gira, volte, fate con un pugno, che sia amore lungo. Questa è pazzesca. Poi conto i chicchi del grappolo e i bambini non parlano più. C'è chi ha visto tutti i film e ora passerà al teatro. Uno molto forte che sfonda. Ma il ritornello è pazzesco. Mamma mia, assurda. Allora, il ritornello ti entra in testa che è una meraviglia, veramente fatto benissimo. La produzione credo che a sto giro Niccolò Contessa si sia addirittura superato e chiaramente tutta la canzone è un omaggio a Domenico Modugno. Io di musica italiana sono molto ignorante, vi dico la verità, ma davvero tanto. Però insomma, le basi tipo questo le conosco. Infatti nella canzone ci sono un sacco di riferimenti e di citazioni a suoi pezzi e quant'altro. Andiamo avanti con la prossima, Vitaccia. 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 Una cosa vera. Vitaccia. 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 Persone per bene. Un po' come morire. Le falle del teorema sono il vanto del poeta. Mi verrebbe da dire primo filler dell'album, perché la canzone è molto particolare, composta prevalentemente da questa parola vitaccia che viene molto ripetuta, e secondo me non è così solida come le altre, proprio per questo vi dico magari primo fillerino. Però sono convinto che comunque abbia un suo significato e un suo ruolo all'interno dell'album. Però non mi ha fatto impazzire. Andiamo avanti con Roma, a Roma va così. A Roma va così. C'è sta ancora la lira, mi piaci da morire. Si parlo con te, gli errori so così. Per mon è fragico, la 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 la, a Roma va così. LSD, Marcello e molto bella anche questa, che poi praticamente è un inno a Roma, perché anche nelle strofe canta in romano. Poi tra l'altro Battiato è assolutamente uno degli artisti preferiti di tutti i fenomeni, nonché credo una fonte di ispirazione molto molto valida. E andrei avanti con la prossima, che è Cantanti. Non sopporto i cantanti, quelli di bell'aspetto, quelli maleodoranti. Ok. So una faccia brutta, ma non posso farci nulla. Crisantemi sulla culla. Non sopporto i cantanti, quelli di bell'aspetto, quelli maleodoranti, quelli che nascondono la polvere. Guarda che bella bambina. Pazzesca ragazzi, pazzesca. Qua siamo di fronte, forse la prima traccia dell'album che ricorda un po' magari anche le robe che faceva un po' prima tutti i fenomeni, quando magari era un pochino più legato all'hip hop, mentre adesso lo vedo molto più spaziale tra magari pop, indie. Ma diciamo che secondo me poi ha un genere molto suo, ha dato una botta al tavolo. Molto molto sperimentale, l'apprezzo sicuramente per questo. Andiamo avanti con Non porto più la pena. Ma Sam, che mi qua siamo in Egitto. Se ogni tanto coca c'era, brucia brucia tutto come il fuoco. Santa Lucia de Madre Sant'Antonio. Mica il Gorbaciov, voglio una moglie brutta, un altro nascerovie alla Russia. Maresciamma, che problema c'è se uno poco di coca c'era. Medicina, medicina, un po' di cacca di gallina. La fabbrica nel cinema l'ha pagata la CIA. Ah, che bello caffè, solo a Napoli sanno fa. Ho finito gli aggettivi, non so più come esprimermi. Assurda anche questa, particolarissima, a partire dall'ultima strofa dove cita Don Raffaele di Fabrizio De André, e poi per il resto
Mamma mia, non so come definirla in realtà, non saprei nemmeno descriverla. Posso dire solo che mi è piaciuto un casino. Andiamo avanti con la prossima che è Infinite Volte. Sempre più denaro, come in un crescendo rossiniano. Scemo del villaggio che balla un tango possessivo su un piroscafo. Brucio la foresta. Mamma la produzione, regà. Per salvare un albero già infinite volte. Mi cercasti bella morte. Ipocrisia, dolce miele. Conosco il mio destino come la Madonna il suo bambino. Gesù è la vescica mentre Cristo è il naso. Attenti al tiranno perché l'ho persuaso. Ok. Anche questa niente male, assolutamente. La parte che qua mi è più piaciuta è il ritornello, che secondo me è veramente fatto bene. Ancora una volta le produzioni di questo disco secondo me sono veramente fatte bene bene bene. Non ho molto da dire, andrei avanti subito con la prossima, che ha un nome un po' strano, penso sia latino. E Autontime Rumenos. Vabbè, facciamo finta che non l'abbia mai pronunciato. Quando mi sento da solo, penso a Gesù sulla croce. Ogni formica lavora. Essere felice di cosa? Ogni poeta si vende. Un vero poeta si vendica. Ogni poesia si fraintende. Sono Karl Marx. Ok. Molto particolare, molto breve. Credo che per capire appieno il significato di questa canzone bisognerebbe tradurre la parola, cioè il titolo, perché secondo me sicuramente ci sarà qualcosa dietro. Ancora una volta a livello musicale la trovo pressoché incriticabile. E andiamo avanti con Addio. Sogno erotico ascoltando i Cure. Gotico medievale. Ok. Estasi nella stanza. Ti amo procrastinazione. Buonanotte a tutti i diavoli. Buonanotte ad ogni fato. Per il sound che ha, anche proprio per tutto il concept che c'è attorno, vi direi che questa potrebbe essere benissimo un outro. Però c'è un'altra canzone, quindi almeno che non sia una skit, per me come outro sarebbe veramente perfetta. Finirei l'ascolto dell'album con Porco e poi ne parliamo. Dalla scimmia deriva il corpo. Ma l'anima viene dal pacco. Ammazzare un parente solo per il tuo bene. Ok. Uccidere un amico. Effettivamente è questa l'outro. Devo dire che rimango del mio parere e ci vedo più adatta a Dio. Però anche questa assolutamente non gli si può dire un cazzo alla fine. Il porco cos'è? È l'animale che sta dentro di noi, che a sua volta è sempre una citazione a Battiato. L'animale di Battiato per tutti i fenomeni viene identificato come il porco. Più o meno è questo, almeno quello che ho dedotto io. Che dire di tutto l'album? Le aspettative erano alte e sono state tutte soddisfatte, perché alla fine mi sono piaciute tutte le canzoni, forse tranne quel fillerino di cui vi parlavo. Per certi versi mi sembra molto quasi una parte 2 o un sequel di Merce Funebre. Non so a livello concettuale tutti i fenomeni dove colloca questo album, però a me pare così. Un'altra cosa che posso dire, magari mettendo a confronto i due progetti, è che rispetto a Merce Funebre qui ci vedo sicuramente una maturità e in generale un'evoluzione. Però devo dire che Merce Funebre forse a livello proprio di come suonava era un po' più aperto al grande pubblico, mentre penso che questo album sia un pochino più di nicchia, diciamo così. Questo è quello che penso dell'album. A me è piaciuto veramente tanto. Voi cosa ne pensate? Qual è la vostra traccia preferita? Vi piace di più o meno di Merce Funebre? Fatemelo sapere qui sotto con un commento, vi leggo tutti. Come al solito, se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un mi piace, se non lo siete mi raccomando iscrivetevi al canale. Qui sotto in descrizione trovate tutti i miei social, tra cui TikTok, e in questo periodo credo che sarò molto attivo lì, quindi seguitemi, il gruppo Telegram, le mie playlist, condividete questo video con quanta più gente volete e potete. Noi ci vediamo ad un prossimo slap.